Ragazzi, ci stiamo dirigendo verso il lago River Monster, dove andremo ad insidiare dei pesci tropicali. Adesso noi arriveremo in anticipo rispetto alla pescata, ma perché dobbiamo montare la tenda, le brandine, tutto, perché faremo la notturna. Quindi, adesso godetevi il video e guardate, sono pure abbinato con la maglietta. E ci vediamo là. Ciao ragazzi, ci aspetta un'ora e mezza. Allora ragazzi, la situazione è questa. Non avevo la telecamera, ma allora, sono andata nel lago dei piccoli, ho sdomato un Oscar albino. Però vabbè, dai, ci può stare come primo impatto. Adesso avevo perso una rapaima, un colpo forte. Adesso sono le 8 di sera, probabilmente, se non sbaglio. E adesso ci hanno consigliato di lanciarle canne all'ombra sotto le piante, così, perché adesso si iniziano ad aggirare i pesci gatti. Stanno bollando davvero tante gare ai pesci gatti africani, ma non hanno ancora mangiato. Adesso appena succede qualcosa vi aggiorno, ragazzi. Ragazzi, primo pesce del giorno sulla costa a fondo, un pesce forte. Partito bene, non tanto forte però. Ero là, io l'ho sentito funzionare da qua. Il cavolo è reso, in fondo, perché? Oh, raga, l'ho appena lanciato, incredibile. Sono il lago River Monster per dare queste soddisfazioni. Poi paesaggio bellissimo in mezzo alla natura, che posso dire? Ma che papà! Stai lì, stai lì, stai lì, vai avanti! No, forse mi ha preso il mio! Allora, dopo un piccolo sacco, perché è partita anche l'altra canna. Ragazzi, l'avevo lasciata da sola qua senza il foto, ho sentito che mi sta andando sotto la taglia. Speriamo che non me la prendi, sono un po' così. Me la sto andando a prendere. Ma perché proprio di là devi andare? Cioè, c'hai un lago dove andare e tu mi vai via. Dove sono? 10:09. 10:09, ragazzi. Primo pesce. Ho sdamato un Oscar, ve l'ho già detto, però questo qua è il peso un po' più decente. No, gli ho piantato una stecca che è partito, l'ho lasciato un attimo mangiare, ho preso un attimo in mano la canna, l'ho lasciato 4-5 secondi di mangiare e poi ho ferrato. È una canna forte, ci tiro sul disperato. Beh, ti sto facendo un quadretto con questo sole al tramonto, Lorenzo, che è molto romantico a questo pesce. Cos'è? Cos'è? Papà, è un pesce stranissimo. Sì, dai, sarà un No, pesce martello, uno squalo martello, non lo so. Non so, ma poteva essere anche un coda rossa. E magari ho visto male io. Anche loro hanno la pinna. Spero di non perderlo. Ami Barbless senza artiglione. Mi raccomando ragazzi, senza artiglione qua. È facile slamare i pesci perché questi pesci qua non so come vanno, ma si slaman tanto. Però ragazzi, senza artiglione perché davvero la salute dei pesci è
è importante soprattutto nei laghetti dove non si portano via. Non so che fare. E viaggia come non so che roba. Oh, regà, l'avevo lanciata da 2 minuti, questa canna. Da 2 minuti. Le altre canne sono giù da 2 ore, da 3 ore non ha preso niente. Sotto, ma forse era un pesce gatto, forse un pesce gatto. Però non l'ho mai preso sto pesce, sicuro. Era troppo strano quando adesso è spanciato fuori. Boia. Spero che non abbia ingoiato, Beh, però se ha ingoiato chiamiamo Laura e Angelo, che sono i gestori del lago, che hanno avuto un'idea fantastica, direi. No, tira come una bestia. Non è un gar, lo escludo subito. Perché non aveva pinne da gar. Pesce gatto africano? Ma tutti i pesci gatto africano hanno da mangiare. Tutte le specie che ci sono nel lago, proprio questa che l'ho da prendere. Beh, però è grosso molto. Però tira tanto. No, che si porta via il ramo. Staccati. Bravo. Aspetta che devo tirare sulla canna galleggiante, se no mi ci va a incazzare, papà. Stacco un attimo. No. No, stai lì che ci penso io. No, fermo. Anche adesso, poi dopo succede il patatrà. Tanto, ma non c'è più su niente lì. Probabilmente prima quando gli è andato una toccata di un po' più di più, perché questa canna qua ci tiro sugli scaglioni, è grosso, cioè sono preso uno bello. Però a volte mi diverto a fare gli scaglioni un po' più leggeri. Ho giocato africano gigantesco il tutto, però quello non è gigante, è bello, non è enorme, diciamo. Però questo di qua devo andare a prendere qui. Come è stato consigliato da Angelo, l'altro proprietario del lago, ha detto di lanciarlo sotto riva la sera e dove vanno a partire i pesci. Quelli lì ce l'avevo un po' in lei. Pesce strano davvero. Dentro. Perfetto. Bellissimo. Cioè,
Secondo le pinze. Sì. Posso sicurare il gatto senza pigione? Ok. Allora, adesso ve lo mostro. Lo metto sulla culla, che è già bagnata. Allora, vediamo come posso fare. Sicuramente così. Dentro. Ok, perfetto. Ve lo faccio vedere subito e lo rilascio. Oh, come sei viscido. Fermati, dai. Tutto scudata. Vabbè, sentite, non lo posso andare più veloce. Lo alzo così. Ok, adesso lo rilasciamo. E direi che io devo anche lavare le mani. Perfetto, ci vediamo al prossimo pesce. Allora ragazzi, è mattina, finalmente. Guardate solo la clip probabilmente del pesce gatto africano, mi spiace. Però comunque, dai, questa qua è la prima volta quest'anno. Ho ancora due volte per rifarmi e per fare un bel video. Quindi restate sintonizzati che in teoria il 30 luglio dovrei tornare. Allora, stamattina poi ho preso una rowana, dai almeno, mi sono un po' rifatto e stanotte avevo finalmente attaccato i target, ovvero coda rossa, gli ho visto la coda e il gar l'ho visto. Poi è che ho ferrato, sono venuti a galla, il coda rossa l'ho visto subito, il gar anche lui, perché li ho ferrati un po' forte, erano vicino a riva. Cioè un po' forte, non gli ho dato una botta tanto forte, secondo me li ho slamati per quello. E il brutto è che io sentivo partire le canne, ho la radiolina qua, e arrivavo lì, ferravo e non ci rimanevano. Alcuni invece ci sono rimasti e... Però un combattimento di 10 secondi, poi mi ha mollato. Vabbè dai ragazzi, vi lascio la foto. Cioè non è una clip, è una foto che vi metto. Perché non avevo portato in mano l'iPad e la GoPro. Quindi ragazzi, rimanete sintonizzati perché il 30 luglio dovrebbe uscire un nuovo video. Non il 30, scusate, il 31. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Anche se non ci sono state tante catture, mi spiace, ma non ci posso far niente io. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete, se vi piace il video, mettete like e iscrivetevi. Ringrazio ancora Laura e Angelo che ci hanno ospitato nel loro laghetto. Comunque dai, è stato bello fare la prima notturna della mia vita e sicuramente replicherò a carp fishing. Quindi adesso ragazzi, vi saluto. E vi auguro una buona giornata, dai. Ciao. Ragazzi, siamo giunti finalmente all'outro. Il video si conclude qui, sono arrivato a casa. Allora, vi volevo un po' informare del laghetto. Allora, il laghetto si trova a Gambolò, in provincia di Pavia. Vicino a Vigevano, si trova all'Anellina e vi chiedo di andarci a fare un salto perché è davvero un laghetto bellissimo, anche se io ho fatto poche catture, comunque ci sta, è sempre una bella emozione prendere un pesce tropicale, una specie mai vista, mai presa, quindi anche se fate poche catture sicuramente danno molte soddisfazioni. Però non è detto che si fanno poche catture. Un giorno io ho preso 12 pesci in totale. Però mi è andata anche molto bene, direi.
Quindi vi consiglio di farci un salto, ringrazio ancora Laura e Angelo per averci ospitato e per tutti i consigli che mi hanno dato. Vi saluto e vi aspetto per il prossimo video. Ciao ragazzi!